Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel nuovo episodio della miniserie dedicata al Financial Statement. In questo video parlerò del Stockholders' Equity, in italiano patrimonio degli azionisti. Il patrimonio degli azionisti è ottenuto sottraendo tutte le passività di una compagnia, ovvero tutti i suoi debiti, dalle attività totali della compagnia. Il patrimonio degli azionisti quindi rappresenta la parte restante ai soci dopo che tutti i creditori e i debiti sono stati pagati. Quando la direzione di una compagnia decide di emettere sul mercato una certa frazione di quote della compagnia, ecco che le azioni vengono vendute agli investitori e la compagnia raccoglie un certo capitale azionario iniziale. Al valore iniziale del capitale azionario deve essere aggiunto il net income totale, oppure il net loss totale, ovvero ciò che resta alla compagnia dopo la vendita di prodotti o servizi, una volta che sono state contate anche le spese. Oltre a net income, se la società decide di emettere sul mercato azionario ulteriori quote della compagnia, allora al patrimonio degli azionisti viene aggiunta anche la quota pagata per queste azioni. Entrambi i movimenti visti sono ottenuti a seguito di modifiche del capitale azionario. Inoltre, quando la compagnia decide di elargire dei dividendi, questi vengono sottratti dal patrimonio degli azionisti, in quanto è capitale che esce dalla società e va a distribuirsi agli azionisti. Un'altra operazione con il segno meno nello Stockholders' Equity è rappresentata dai pagamenti per il riacquisto di azioni proprie della compagnia. Questa manovra potrebbe produrre l'effetto di alzare temporaneamente il prezzo delle azioni, in quanto viene generato un aumento della domanda di queste, oppure altre volte questa mossa è utilizzata dalle compagnie per aumentare il valore dell'earning per share, ovvero il guadagno per azione, in quanto il numero di azioni proprie che la compagnia riacquista non entrerà nel calcolo degli guadagni per azione. Quindi andando a sommare e sottrarre le varie voci otteniamo il patrimonio degli azionisti, che rappresenta quello che è definito il book value della compagnia, ovvero il valore teorico della compagnia. Bisogna fare attenzione a non confondere il book value di una compagnia con il suo valore di mercato o market value, in quanto i due valori sono tra loro molto differenti. Uno, il book value, rappresenta il patrimonio degli azionisti come abbiamo appena visto, mentre l'altro, il market value, rappresenta il valore della compagnia dato dal prodotto tra il valore di un'azione della compagnia e il numero totale di azioni emesse dalla compagnia. Questo è tutto per il video sullo Stockholders' Equity. Se ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale per non perderti i prossimi contenuti. Grazie per aver guardato. Ci vediamo al prossimo video.